Più volte è stato ricordato dal sindaco di Mantova questo passaggio che va a diventare un ulteriore tassello di un progetto che sta continuamente crescendo e ora si sta dimostrando la validità del lavoro iniziato qualche anno fa con questa sigla di intesa che appunto lega ancora di più il Palazzo Ducale con Mantova e i mantovani. Assolutamente sì, innanzitutto il ringraziamento lo faccio al direttore Locaso perché le istituzioni devono collaborare, però la qualità del lavoro delle istituzioni lo fanno le persone e non c'è dubbio che il direttore Locaso da questo punto di vista ha dimostrato anche con questa scelta nel condividere la proposta che gli ho fatto di voler bene al nostro territorio, di voler bene alla fruibilità del patrimonio storico-artistico. Da troppi decenni troppe opere che riguardano la produzione artistica mantovana tra 800 e 900 giacciono nei depositi di Palazzo Tene e depositi di Palazzo Ducale. Questo non è giusto, non è giusto per la storia del nostro territorio, non è giusto per questi artisti, alcuni dei quali scomparsi, molti altri sono ancora in vita, ma non è giusto nemmeno perché questa è una storia che ci riguarda e che però riguarda perché è riconosciuta anche a livello nazionale e in alcuni casi internazionale. Quindi diamo vita insieme a una galleria d'arte moderna, è un fatto storico perché sono più di 50 anni che il territorio e il movimento artistico della nostra città lo chiedeva, finalmente oggi abbiamo messo la firma per lavorarci, tra 3 anni sarà pronto, lo inaugureremo e sarà un nuovo punto di accesso per la cultura della nostra città.